Abbiamo anche delle immagini da commentare con te che mostrano dei fenomeni particolari, no? Dei miraggi anche. Bravissimo, oggi torniamo ad avvalerci degli scatti al cielo della fotografa ragusana Marcella Giulia Pace, che oggi ci presenta proprio l'osservazione di uno dei fenomeni di cui lei è particolarmente appassionata e dedita la documentazione con meticolosità scientifica: i fenomeni ottici dell'atmosfera, in particolare i miraggi. Partiamo con un filmato che prego la regia di mandare in onda. Questa è la costa di Punta Secca, località ragusana famosa anche per essere l'ambientazione della casa sul mare del commissario Montalbano, oltre che per la bellezza del posto, e vedete che da una ventina di chilometri in linea d'aria quel che si può vedere della costa sembra fluttuare sopra la superficie del mare. Sì, perché c'è il miraggio inferiore, c'è una parte appunto dell'immagine dritta, viene ribaltata e quindi anche una parte del cielo però è soggetta al miraggio, e quindi si vede quindi quella parte con la sua immagine, diciamo, speculare, che sembra fluttuare sull'aria. Possiamo vedere anche, diciamo, lo scatto, che quindi ci mostra più nel dettaglio come si veda l'immagine reale e quella ribaltata. Anche i corpi nuvolosi subiscono chiaramente lo stesso fenomeno. Cosa succede? Che lo strato di atmosfera più a contatto con il mare, per effetto degli scambi di calore con la superficie di quest'ultimo, è più caldo dell'aria sovrastante. C'è una discontinuità quindi termica, e quindi della densità, e quindi anche degli indici di rifrazione. Quindi c'è un raggio che arriva indisturbato ai nostri occhi, che costruisce l'immagine dritta, e poi c'è quello che invece viene deflesso verso la parte più densa, e quindi superiore dell'atmosfera, che quindi ci arriva curvato verso l'alto, e quindi i nostri occhi, interpretandolo come se fosse un raggio dritto, costruiscono un'altra immagine ribaltata dello stesso oggetto al di sotto dell'immagine propriamente detta. Qui vedete anche il sole che proietta l'ombra di quelle nubi. Queste sono nubi che sono gran parte al di là dell'orizzonte apparente, soltanto la parte superiore è visibile, appunto a sua volta viene ribaltata dal miraggio e proiettata ai nostri occhi. Ma guardate il 28 agosto scorso, sempre da Marina fantastico, di Ragusa, la barca Bella in primo piano non subisce proprio effetti, ma sullo sfondo dell'orizzonte arriva un vascello fantasma, un veliero che sembra fluttuare sopra la superficie marina. Andiamolo ad avvicinare. Meraviglia. Grazie all'obiettivo della fotografa, è l'Amerigo Vespucci, che quel giorno stava arrivando per un omaggio alla costa ragusana dall'isola di Malta. La fotografa lo sapeva, quindi si è appostata per riprenderlo. Subisce lo stesso effetto, vedete, sembrano le fauci di un coccodrillo spalancate, sì, con sì, l'effetto fantastico di ribaltamento, perché del veliero vediamo soltanto l'alberatura e la parte superiore dello scafo, il resto è al di là dell'orizzonte apparente, ma quella parte che vediamo viene ribaltata, compreso il cielo, e quindi molte delle leggende su navi fantasme o volanti sono nate probabilmente per l'osservazione di questo tipo di effetti. Anche il disco solare subisce l'effetto del miraggio cosiddetto inferiore, perché l'immagine ribaltata appare al di sotto di quella, diciamo, di quella dritta. Più rara da vedere il miraggio inferiore sul disco lunare. Sono tutti effetti che non sono illusioni ottiche, per il miraggio semplicemente restituisce una o più immagini aggiuntive, almeno una delle quali ribaltate, dell'immagine dritta, ma quella ribaltata non è meno autentica di quella dritta, che a sua volta subisce delle deflessioni nei raggi e quindi lo spostamento rispetto alla posizione geometrica. Quindi certo, tutte le immagini, sia quella dritta che quella o quelle ribaltate, sono altrettanto autentiche, nessuna è falsa. Un po' quello che Gigi Proietti diceva del teatro: benvenuti a teatro, perché qui tutto è finto e niente è falso, e l'atmosfera nella sua fabbrica delle meraviglie ci restituisce lo stesso tipo di situazione. Bella anche questa citazione, bravo Filippo.